Lady Nightingale e bentornati al mio gameplay della famiglia Washington. Dunque, prima di cominciare, devo informarvi che ci sono state delle modifiche alla casa. Principalmente, what? Perché abbiamo questo bambino nella stanza? Vabbè, non mi interessa, non mi interessa davvero, ragazzi, non mi interessa quello che fanno nel loro tempo libero e perché c'è un bambino in costume da bagno nella stanza di Christian. Comunque, ho tolto la sauna di qua e ho messo un piccolo studio di qua al posto della palestra. Non so cosa posso mettere. Oh Gesù, ragazzi, non so più parlare. In ogni caso, non so cosa voglio mettere qui, se avete delle idee, ditemelo pure perché davvero sono tentata di lasciare questa stanza vuota. Non lo so. Gesù, aiutaci. Mi hanno bussato al citofono. Comunque, non so davvero cosa mettere in questa stanza. Ho provato con un bagno, ma non mi sembra il caso, dato che comunque questa stanza poi porta allo studio, che porta sopra a questa piccola area spa per Victoria, e sotto, sì, ragazzi, avete indovinato, ho aggiunto un cinema ed è tutto rosa. Lo so, ragazzi, non ce la faccio neanch'io. Comunque, non so perché si sono messi così. Nostri, ecco qua, infatti, si stanno spostando una mezz'ora. Non mi interessa. Ecco qua, infatti, si sono rimessi a posto. Comunque, non mi interessa. E qui c'è un piccolo bagno, nel caso qualcuno scappasse la pipì mentre stanno guardando. Ottimo ragionamento, Elsa. Ah, comunque, ecco. Stavo dicendo, Elsa, la nostra piccola Elsa, si è tinta i capelli. Magari, non lo so, facciamo finta che puntava al blu di Chloe, ma dato che comunque lei ha i capelli biondi, quel blu si è slavato e le è venuta questa tinta acquamarina. Comunque, ho dato il look primaverile a tutti quanti. Anche qui, come ho fatto con la famiglia Windsor, quella della Biancaneve. Per cui, io direi di farli cambiare, perché no? Comunque, un'altra. Perché? Oh mio Dio, che sto facendo? Sì, ok. Victoria, fondamentalmente, ha già il suo abito primaverile e non so che cos'è, sinceramente. Sembra un pezzo, pantaloncino, maglietta, non lo so. Comunque la trovo molto carina e molto, molto primaverile. Ok? Ok. Oh mio Dio, che sta succedendo? Comunque, metto subito in modalità live. Ah, Elsa comincia a scuola. La scuola in un'ora. Voglio vedere solo se ha fatto i compiti. Ah. Oh mio Dio, perdonatemi, ho avuto un attacco di tosse. Comunque voglio far fare i compiti a Elsa, mentre tutti gli altri possono anche fare tutto ciò che gli pare. Anzi, 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 credo che credo che Victoria andrà qui a esercitarsi a fare yoga mentre Christian, non so se si è cambiato. Sì, si è cambiato proprio così. Adesso è tutto il naso. E cioè, ragazzi, che mi sta succedendo? Ma si vede proprio che non registro da un sacco di tempo. Comunque, il nostro rosa boy, il nostro pastel boy, perché ha del gelato nell'inventario? Non credo di volerlo sapere. Comunque, va bene anche se lo mettiamo nel frigorifero. Ok, c'è una cosa di popcorn. Ok, non sto capendo niente. Non sto capendo niente. Non apro questa partita da più di una settimana, se avete ragione. Comunque, ho fatto delle modifiche qui, per cui
adesso, cioè in realtà ho modificato quasi tutti i club, ho messo dei membri miei, insomma dei membri che ho creato io, ho distribuito anche un poco i nostri personaggi con cui ho giocato nella prima e nella seconda stagione, nei vari club. Comunque, Zachary adesso fa parte dei Renegades, solo che ho modificato un po' i Renegades, infatti non sono solo gente cattiva che distrugge le cose adesso, ma sono degli hipster che si, insomma, si radunano davanti al falò, guardano vecchi film e queste cose qui. Comunque, Zachary, il suo scopo, almeno per un bel po', sarà quello di riformare i Renegades e di cacciare via Max Villarreal, perché è un bambino, diciamoci la verità, non dovrebbe stare là in mezzo. Ok. Ah, comunque, ecco qua un'altra cosa, per qualche motivo Alexia si è tolta dalla nostra Nerd League e l'ho ritrovata qui, se non sbaglio. Sì, infatti, sia lei che Dylan, che carini, ragazzi, che carini, sia lei che Dylan sono entrati a far parte dei Knights of the Hedge. Per chi non lo conoscesse, quel club che corre nei labirinti e gioca a scacchi, comunque, nerds, insomma. Nerds ovunque. Altra cosa è, ho messo qui la foto che abbiamo scattato a casa di Alfred. Tra le altre cose, credo che Alfred ormai sia diventato un vecchio. Non ancora, però insomma lo farà a momenti, perché l'ultima volta che ho controllato aveva la barra d'età quasi piena, per cui è una questione di tempo e diventa un vecchio anche lui, il che, ragazzi, mi dispiace tantissimo, ma è il ciclo della vita. Com'è carino Zachary con i suoi abiti estivi, comunque estivi, primaverili, vedete voi. Alexia si è cambiata. Ah, giusto, 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 l'avevo messo questa coda di cavallo. Tra l'altro sto perdendo tempo davvero, davvero a merda, perdonatemi, perché non lo so, potrei sfruttare questo tempo, cioè questa puntata magari per far entrare Elsa nei consoli della console, negli Spin Masters, ma non credo che lo farò perché a scuola tra poco, quindi credo che inviterò qui i Renegades, anche se ci distruggeranno la casa. Sicuramente ci distruggeranno la casa, perché una delle loro attività del club è quella di sabotare gli oggetti. Comunque, fatemi abbassare un secondino i muri. Ah, ragazzi, tra le altre cose, mi sembra giusto avvisarvi che in questo periodo sto pensando di concentrarmi molto, molto di più sulla mia Disney Legacy Challenge, anche perché vorrei finire la prima stagione e poi dedicarmi anima e corpo alla famiglia Washington. Per cui, se vedrete più video insomma, della Biancaneve, è per questo, perché sto cercando di... Che cos'è? Non lo so. Comunque, stavo dicendo, cioè, se mi vedrete molte più puntate della Biancaneve piuttosto che della famiglia Washington, sarà proprio per questo. Comunque, guardiamoci Moonlight Massacre. Tutti quanti, anche se credo che si sia presentato solo Wolfgang. No, no, Wolfgang, no, 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 no. Ci ha sabotato il lavandino. Complimenti, davvero complimenti. Un comportamento molto maturo da parte tua, Wolfgang. Wolfgang. Cambia il nome, davvero. Consiglio spassionato. Comunque, li mettiamo qui a vedersi un bel film horror. Ah, c'è pure Max Villarreal, buono. Ah. Quindi, se non sbaglio, questo film parla di questo gruppo di studenti del college che a Halloween vanno, non lo so, in campeggio o qualcosa del genere.
C'è questo vecchio che li avvisa, la gente che si sta scocciando di vedersi il film. Non mi dire niente, però. Ah, ok, possono pure guardarlo qui. Il film, solo che non credo di poterlo fare in quanto. Comunque dobbiamo in qualche modo a convincere Max a lasciarci la guida, insomma, dei Renegades. Per cui, non lo so, credo che ci convenga. Disco di interesse. Comunque, ci conviene farcelo amico, almeno lui. Gli altri membri, voglio dire, non mi interessa. Perché tanto saremo, insomma, saremo il loro capo qui. Tra un poco, tra un poco. Quindi, oh mio Dio, lo so che è de abbastanza degradante per, insomma, una persona adulta di un certo status sociale fare, insomma. Wolfgang, che ci hai fatto al camino? Ragazzi, con i Renegades in casa ho paura, ho davvero paura che ci possa succedere qualcosa, ma in ogni caso credo che per la prossima puntata mi interessa. Comunque, credo che per la prossima puntata farò una stanza di raduno. Ma comunque credo che per la prossima puntata farò un raduno, cioè insomma un luogo di raduno per i Renegades che sarà nei sotterranei, insomma nel seminterrato della piscina dove si riuniscono anche i Paragons e credo anche, non credo che registrerò lo Speed Build. Non lo so ancora, forse sì, forse no, ma in ogni caso metterò in galleria anche quello. Solo che lo so che molti di voi, insomma, mi stavano chiedendo questa casa in galleria, ma sarò sincera con voi, non me la sento ancora di pubblicarla perché ci sono ancora delle modifiche che voglio fare e preferisco postare il risultato finale. Piuttosto che condividere lotti su lotti e case su case, tutte uguali con minime modifiche. Per cui vi chiedo solo di avere un po' di pazienza e magari di suggerirmi come modificare, migliorare o riempire la casa, insomma, ulteriormente. Comunque, Zachary, torna per favore a fare il lecchino. Con questo bambino che, se non sbaglio, è malvagio, è il tratto malvagio, per cui. Poi chiedigli di guardare le nuvole, perché poi. Zachary. Lo so, cioè io al posto di Zachary non farei tutto questo, ucciderei e basta quel bambino fetente, ma non è così che funziona in The Sims. The Sims è un gioco, insomma, in cui la violenza che c'è è minima, eppure. Comunque adoro le scarpe di Zachary, sono modello Oxford. Bianco e nero, cioè bianco e nero. Adoro queste scarpe. Le voglio davvero. Ok, che scenetta toccante. Cioè, non proprio, però. Comunque, ragazzi, non lo so, più guardo Zachary e più mi piace perché è davvero, davvero un bel ragazzo. Davvero un bel ragazzo. Comunque. Ok, possono già abbracciarsi, per cui magari facciamo così e magari continuiamo nella prossima puntata, perché non voglio, far
farlo diventare leader proprio adesso, magari più avanti nel tempo. Voglio invitare Sergio invece. Ecco qui, vorrei invitare Sergio qui e finire il raduno perché altrimenti non possiamo essere gentili verso di lui. In ogni caso, ragazzi, ho intenzione di portare avanti l'upload di... Ah, ok, Sergio è occupato. Perché è occupato, tra l'altro? Comunque, stavo dicendo, ho tutte le intenzioni di portare avanti la plot di Romeo e Giulietta, con tutto che Sergio fa Romeo di cognome, per cui credo che sia perfetto. New play. Tribna. K. West. Chavez Turca. Ah, Sergio è impegnato, ma se non sbaglio è perché sta al lavoro, ma non lo conosciamo abbastanza da, insomma, da sapere che lavoro fa e che orari fa. Ma comunque, tra le altre cose pensavo anche di installare la mod. Grazie, grazie Wolfgang. Appena diventeremo ca noi capi di Renegades, ti faremo andare via e ti butteremo fuori a calci nel culo. Perché Christian sta qui a guardare la TV nel cesso, voglio dire, comunque. Spegni il fuoco qui, per favore. Elsa ha lasciato i suoi compiti. Così si fa. Così si fa, proprio così. Brava Elsa. Cioè, non appena si è tinta i capelli di blu, ha cominciato a fare la ribelle. Ok. Va bene. Voglio vedere qual è il problema di... Ah, ok. Ho capito qual è il problema di Victoria. Sbaglio o è aumentata sulle spalle? Mi sa di sì, perché se non sbaglio fare yoga equivale a, insomma, sollevare pesi in The Sims 4, per cui... Cioè, non si tratta di un allenamento cardiovascolare che ti fa dimagrire in qualche modo, ma si tratta di, insomma, di fare pesi, quindi è normale che ti si allargano le spalle e ti si fanno i muscoli. Comunque, ho cambiato i capelli anche a Victoria. Non lo so, ti ho dato questa capigliatura, non sono sicura, cioè non sono certa se mi piaccia oppure no, ma le sta bene, per cui... Credo che io la lascerò tenere. Voglio vedere solo quanto tempo ci resta. Veramente poco, ragazzi. Va bene, diciamo che è stata una puntata abbastanza inutile, anche perché mi sono messa a registrare senza avere in mente uno, insomma, uno scopo preciso. Volevo solo mostrarvi le modifiche alla casa e le modifiche, insomma, ai vari club che però, vabbè, vedremo nel gioco più avanti. E niente, ragazzi. Se vi è piaciuto l'episodio mettete un bel pollicione in su e niente. Io sono Lady Nightingale e spero di parlarvi nel mio prossimo video. Bye bye!